Buonasera a tutti. Mi veniva da dire con una battuta, ottava volta che vengo e diciamo che anno dopo anno sono costretto a cambiare le cose che dico perché nel frattempo il welfare sta scomparendo, no? E quindi diciamo il mio tema sta evolvendo e tra un po' sarò inutile, ma finché riesco resisto a parlare di welfare. Naturalmente è una battuta e il motivo per cui siamo qui è proprio segnalare come ci siano strade per fare in modo che il welfare continui ad esistere, ma naturalmente costringendo il welfare a cambiare molto più di quanto non sia cambiato fino a questo momento. Il tema della sussidiarietà è il tema, diciamo, che io affronto da molti anni e appunto in qualche modo gli incontri bresciani per me sono anche un'occasione di come dire, mettere a punto anno dopo anno anche elementi evolutivi. Oggi proverò a segnalarvi cose diverse rispetto a quanto io ho detto anche negli scorsi anni. Nel senso che penso che anche rispetto a quanto si è fatto della sussidiarietà fino a questo momento sia giunto il momento di ragionare e di porre alcune questioni che io appunto vi porrò facendo anche un passo indietro, cioè ponendosi la domanda di quale società la sussidiarietà ha bisogno per realizzarsi e quale società la sussidiarietà riproduce, diciamo così, sapendo che gli strumenti delle politiche pubbliche non sono mai degli strumenti neutri e le scelte di politiche pubbliche in qualche modo determinano anche evoluzioni all'interno della società. Da quest'anno io insegno nel nuovo corso di laurea magistrale, tra l'altro in politiche pubbliche dell'Università Cattolica di Milano, dentro la Facoltà di Scienze Politiche e Sociali, una scommessa che abbiamo aperto quest'anno, proprio nella convinzione che ci sia la necessità di ragionare e produrre formazione di alto livello capace di formare appunto studenti che diventeranno professionisti un domani, capaci di gestire le politiche pubbliche da ogni punto di vista e dal punto di vista dei vari attori che in esse sono coinvolti, avendo ben chiaro che cosa il principio di sussidiarietà prevede e avendo ben chiaro l'intera portata del principio di sussidiarietà. Avrò modo di dire oggi appunto che abbiamo bisogno di portare più avanti la riflessione sul nesso tra principio di sussidiarietà e politiche pubbliche. Ciò che è stato realizzato ha bisogno di un avanzamento prospettico e da questo punto di vista con la collega Rosangela Lodigiani del mio Dipartimento di Sociologia, oggi noi cominciamo a parlare di sussidiarietà radicale e una delle cose che trovate nella dispensa che vi è stata presentata è proprio un paper che noi abbiamo presentato e che stiamo per pubblicare su una rivista internazionale proprio ponendo questa questione. Ma c'è modo e tempo per spiegarmi compiutamente e diffusamente oggi. I temi di cui tratterò sono allora questi, che trovate in questa slide. Il primo è evidentemente quello della insostenibilità
del sistema di welfare. Insostenibilità che, voglio chiarirlo subito, perché su questo nel dibattito scientifico del nostro paese non c'è ancora concordanza, ahimè. Non è una insostenibilità che è generata dalla crisi, ma è una insostenibilità che è precedente alla crisi economica, e la crisi economica non ha fatto che rendere più evidente e aggravare questa insostenibilità. Il sistema di welfare è stato costruito in un altro tempo, in un'altra epoca, con un altro modello di finanza pubblica, sul quale non entro perché altrimenti il professor Nicolai mi fulmina immediatamente e lascio a lui eventuali riflessioni sull'argomento, ma soprattutto con un altro modello sociale che è però progressivamente profondamente cambiato. Il primo punto su cui non si può non mettere la nostra attenzione e metterla a fondo, diciamo, è quello del combinato disposto dell'allungamento della vita media, da un lato, e dell'abbassamento della natalità, dall'altro lato. Questi due elementi insieme sono più che sufficienti per mandare in crisi un sistema di welfare. E questi due elementi sono elementi che ci ritroviamo attaccati da molti, 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 molti anni, non dal tempo della crisi. Io qua dico, gli ultra ottantenni passano dal 3% del 90 al 6% del 2010 al 7% del 2020. 4 milioni e mezzo di ultra ottantenni che si portano appresso evidentemente problemi di ordine sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e assistenziale. Dall'altro lato, diciamo, la grande utopia sulla quale ci siamo cullati, diciamo, molti si sono cullati negli ultimi 15 anni, e cioè che l'immigrazione sarebbe stata di per sé sufficiente per ribaltare la curva demografica negativa nel nostro paese, cioè per controbilanciare il fatto che le donne italiane facevano meno figli. Questa spinta avrebbe appunto permesso da sola il recupero, un forte recupero sul fronte dei tassi di natalità. Questo sogno è svanito. E anche questo è svanito prima della crisi, attenzione, cioè non è che siccome c'è la crisi la spinta migratoria è diminuita, arrivano meno immigrati di quanto ne arrivassero fino a 3 o 4 anni fa, e quindi questo elemento ci penalizza. No. La condanna i demografi in realtà l'avevano già data, e cioè ci avevano avvertito del fatto che non andava tenuto in conto il numero di figli per donna che gli immigrati fanno quando vivono a casa loro, ma bisognava tenere in considerazione il fatto che nell'arco di una generazione gli immigrati prendono lo stesso ritmo che hanno le donne del luogo in cui si va a vivere, e quindi anche gli immigrati nell'arco di una generazione si sono messi a fare meno figli, ne fanno qualcuno in più rispetto a quanto se ne faccia tra le famiglie italiane, ma ne fanno molti di meno di quanti ne fanno quando vivono a casa loro. Il risultato finale è che la curva della fertilità è aumentata di poco, fino ad arrivare circa a 1.4, e poi è tornata giù. Oggi abbiamo un figlio, 1,34 per donna, un figlio, 1,2 per famiglia. Questi sono dati che sono incompatibili con la possibilità di un naturale tasso di sostituzione, come dicono i demografi, cioè controbilanciare il numero dei morti con il numero dei nuovi nati, ma è insostenibile soprattutto dal punto di vista pensionistico, dal punto di vista fiscale e quindi da un punto di vista sociale e sociosanitario al punto di arrivo.
Terzo elemento, famiglie più piccole e meno stabili. In Italia, come nel resto dell'Occidente, l'andamento, diciamo, della stabilità familiare è decrescente, il numero di separazioni e divorzi è in forte crescita, non mi pongo il problema dei figli nati dentro o fuori il matrimonio, perché questo in realtà è meno problematico dal punto di vista delle politiche pubbliche, ma certamente la rottura del legame familiare è evidentemente un costo sociale che sta diventando anche questo insostenibile. Tant'è vero che tra le nuove povertà quelle di origine familiare sono in fortissima crescita, accanto a quelle di origine economica, cioè legate alla disoccupazione. Sono le due principali, oltre a altre, diciamo, il tempo di crisi sta facendo aumentare quelle di origine, diciamo, depressiva, no? Quindi, diciamo, collegati appunto a come dire, elementi appunto di tipo psichico che bloccano l'evoluzione naturale della persona e producono appunto nuove forme di povertà. Abbiamo il tema forte della scarsa occupazione femminile, che questo è, diciamo, storico lascito anche questo del nostro sistema di sociale nel suo complesso, anche economico e di welfare, e abbiamo comunque una presenza di immigrazione che prima della crisi era molto forte e molto, una spinta molto forte che aveva portato all'8% della popolazione italiana di origine immigrata, con evidentemente tutte le conseguenze di impatto sociale e culturale che ciò aveva. Alcuni elementi, diciamo, fino al 2010, io divido appositamente la cosa perché voglio evidenziare molto bene il punto su cui voglio farvi soffermare, e cioè si sostiene oggi che a fronte di questi bisogni il problema del nostro paese sarebbe quello di una insufficiente, di un insufficiente finanziamento del sistema di welfare. Allora, fino al 2010 l'andamento del sistema di welfare era questo: il peso della spesa a protezione sociale in percentuale sul prodotto interno lordo era nel 97 al 24% ed è arrivato al 27% nel 2010. Quindi, diciamo, se prendiamo le medie europee, la spesa in protezione sociale è abbastanza in linea con quanto si spende mediamente in Europa. Primo elemento. Questa slide in qualche modo la chiarisce. Spesa protezione sociale più spesa salute in percentuale PIL, Europa 27, 26,9, Italia appunto 2011, 27,9. Dov'è il problema? Il problema è lo sbilanciamento della spesa, perché come vedete su tutti i fronti caldi, disoccupazione, esclusione sociale, casa, le percentuali sono molto basse, sono infinitesimali talvolta e decisamente sotto le medie europee. Quindi questo significa che in Italia la spesa è fortemente sbilanciata, non si spende poco, è che si spende molto su alcuni fronti, pensione, si spende male su altri fronti, come sappiamo, sanità, con tutti gli sprechi conseguenti, si spende poco o pochissimo o niente su altri fronti ancora. Il risultato è ad esempio questo dato Eurostat sul tasso di riduzione del tasso di povertà dopo i trasferimenti sociali. Come vedete dalla linea qua, un po', diciamo,
costipata questa slide, ma come si può vedere dalla linea, l'Italia è molto indietro, cioè abbassa la percentuale di poveri prima e dopo i trasferimenti, cioè prima di aver preso con la mano pubblica attraverso la tassazione e restituito attraverso, diciamo, cash o benefit o servizi con l'altra mano. Guardate quanto cambia la situazione in Svezia, che è la prima, cioè abbatte quasi del 70% il rischio di povertà, l'Italia abbatte di poco più del 20% il rischio di povertà, spendendo complessivamente in politiche sociali, come detto appunto, qualcosa di più di quanto si spende nelle medie europee. Quindi, primo mito da smentire, non c'è bisogno di aggiungere soldi nelle politiche di welfare italiane, c'è bisogno di fare, come dicono, diciamo, i politologi, ricalibratura della spesa, ma questo in Italia non è avvenuto e continua tendenzialmente a non avvenire, nonostante la riforma delle pensioni abbia fatto un intervento molto deciso, ma ci vorrà molto tempo prima di riequilibrare. Questo accade perché, come noto, appunto, la qualità e l'efficienza della spesa pubblica in Italia è molto bassa, molto più bassa di quanto avvenga nel resto dell'Europa. Guardate qui, perché è inefficiente? Questa è una slide che ho trovato in un rapporto dell'Istituto di Ricerca della Toscana, IRPET. Se noi distribuiamo le famiglie italiane in 10 decili, sulla sinistra il decile delle famiglie più povere, sulla destra il decile delle famiglie più ricche. Come si distribuisce la spesa socioassistenziale, la spesa delle politiche sociali in Italia? Beh, giustamente si distribuisce con un picco dalla parte delle famiglie più povere e con il picco contrario dalla parte delle famiglie più ricche, e questo è naturalmente corretto. Ma c'è un problema, come vedete a un certo punto si rialza e poi rimane però certamente bassa, ma come dire, un po' troppo alta rispetto ai redditi delle famiglie con redditi più alti. Questo è, come dire, l'esempio più eclatante del fatto che la redistribuzione in questo paese funziona male, nel senso che, qui bisognerebbe essere analitici e il tempo non c'è, ma il modello che si è costruito, soprattutto dal punto di vista degli interventi centrali, dello Stato centrale, è un modello che prevede ancora oggi ridistribuzioni, come dire, senza tener conto dei livelli reddituali, secondo uno schema per cui si dà qualcosa a tutti senza distinzioni. Ma questo dare qualcosa a tutti evidentemente penalizza i redditi più bassi. Pensiamo a alcuni assegni come quello famoso di accompagnamento su cui si sono concentrate le attenzioni qualche anno fa. Le forme di non autosufficienza gravi, una volta riconosciute al 100% più accompagno, permettono un accompagnamento di 490 euro più o meno. Ora, questo assegno di accompagnamento è un accompagnamento medio, uguale per tutti, 490 euro, e quindi è, come dire, poco tendenzialmente, e non fa distinzioni. Chi è povero e, diciamo, la mamma ormai defunta di Silvio Berlusconi, tutti hanno il diritto acquisito ed esigibile di esigere questo assegno di accompagnamento. Questo evidentemente, come dire, sulla mamma di Berlusconi 490 euro al mese non cambia di una virgola la condizione economica. Su una famiglia povera 490 euro fa qualcosa, ma comunque non permette adeguata assistenza. Questo è, diciamo, uno degli esempi più eclatanti di come in Italia la redistribuzione non funzioni.
non funzioni, perché appunto su misure come queste poi si spendono molti soldi, non se ne spendono pochi, che però hanno un problema di equità. Quindi il grande paradosso del nostro welfare è che il welfare nasce per essere equo, cioè per aiutare di più chi ha di meno e per diminuire gli aiuti progressivamente eliminandoli oltre una certa soglia di reddito. Questa cosa su alcune misure non funziona, ma appunto sono misure ricche, cioè con tanti soldi dentro. Sgombriamo il terreno poi dai problemi legati al fatto che, come era uscito qualche tempo fa sui giornali, in una regione come la Lombardia abbiamo un assegno di accompagnamento di invalidità ogni 104 abitanti e altrove, segnatamente in Sicilia, ce n'è uno ogni 50 abitanti. Come dire, c'è anche questo naturalmente, no? Cioè, o pensiamo che tutti i non autosufficienti italiani siano concentrati in Sicilia e si siano dati appuntamento lì, oppure abbiamo un problema di utilizzazione indebita dello strumento, che non è utilizzata ai fini previsti, ma è utilizzata con altre finalità. Questo vale anche per un certo utilizzo allegro in un certo periodo delle pensioni sociali, eccetera, eccetera. Cioè si è utilizzata la mano della spesa assistenziale indebitamente come forme di sostegno alle povertà, quando va bene, quando va male, come forme di scambio, diciamo, politico tra notabili della zona e la popolazione. Ma anche se non ci fosse di mezzo questo problema in alcune zone del nostro paese, si porrebbe lo stesso drammaticamente il problema. Allora, tutto ciò appunto determina per esempio anche il fatto che, guardate qua, diciamo, l'affronto del problema degli anziani, che come abbiamo detto è un problema crescente e che crescerà ancora di più. Guardate come siamo messi come percentuale di anziani assistiti in strutture residenziali, come percentuale di anziani assistiti al domicilio. In totale fanno il 6%. Peggio di noi fa solo la Grecia. Io, come dire, sono sempre costretto a dire peggio di noi la Grecia, come noi solo la Grecia. Capisco che sono osservazioni, come dire, vagamente terrorizzanti alla luce dei fatti accaduti in Grecia, ma questi dati ci danno, come dire, la netta sensazione che c'è qualcosa che non funziona. E attenzione, guardate, come dire, dati mica solo della Svezia, che è il famoso welfare della culla alla tomba, ricchissimo, tassazione altissima, servizi efficienti, e tutto quello che volete voi, ma Belgio, Francia, Austria, Regno Unito, modello liberale, teoricamente compassionevole, welfare di ultima istanza, eccetera. Eppure anche nel modello teoricamente più lontano dal nostro, la capacità di affrontare il problema degli anziani con servizi appunto o residenziali o domiciliari è molto più elevata del nostro. Allora, tutto questo, ribadisco, avveniva prima della crisi economica. Non usiamo la crisi economica come, come dire, scusa per poi dire altro, no? Per dire che si stava meglio quando si stava peggio, come sarebbe bello rimettere tanti soldi sul welfare perché se li rimettiamo tutto andrà meglio. Niente di tutto questo. E purtroppo io, quando vado in giro ai convegni, sia a livello accademico sia a livello sindacale e quant'altro, continuo spesso e volentieri a sentire questa solfa. Ci vogliono più soldi, basta aggiungere più soldi e tutto si sistema. Due problemi: dove prendi i soldi, prima questione; secondo problema, non ci si pone adeguatamente nell'ottica che appunto tutto quello che abbiamo visto avveniva prima della crisi, prima dei tagli, con un livello di spesa identico o anche superiore rispetto alla media europea. La crisi economica allora in qualche modo certamente non ha fatto che aggravare la situazione, l'ha aggravata perché ha portato a un taglio radicale di spesa pubblica, lo sappiamo, ma sappiamo anche che è un taglio radicale di spesa pubblica che non ha guardato nel merito, ma ha fatto i cosiddetti famosi tagli lineari.
nonostante continuiamo ad avere super consulenti, prima c'era Bondi, adesso c'è questo nuovo che non so come si chiama, prima ancora ce n'era un altro, continuiamo ad avere i super consulenti per la spending review, continuiamo ad avere studi ed analisi, soprattutto in sanità, particolareggiati, che ci dicono esattamente dove bisogna andare a colpire per abbattere la spesa pubblica improduttiva, dove bisogna andare a colpire per efficientare anche il sistema di welfare. Diciamo, la soluzione di tutti i governi che sono succeduti, compreso il governo cosiddetto tecnico, è stata quella di fare tagli lineari. Allora, evidentemente il taglio lineare ha semplicemente aggravato la situazione invece di migliorarla. Questo ormai lo sappiamo abbondantemente. Il risultato: arretramento del sistema di welfare in Italia, molto rilevante soprattutto nelle ricadute sul welfare locale, con questo vizio strategico che è stato assunto dal centro di scaricare sul welfare locale il problema, per cui da un lato ha tagliato i ponti, diciamo, delle fonti di finanziamento, dall'altra parte adesso sta spostando anche l'onere dell'aumento delle tasse sul welfare locale. Questo è molto interessante, no? Questo l'ha fatto Mario Monti, lo sta facendo il governo Letta, continuano a utilizzare questo sistema in modo tale che tutti si arrabbiano con il proprio sindaco. Poi ci sono sindaci che tassano tanto, come il mio sindaco, ahimè, di Milano, sindaci che tassano meno, ma in qualche modo stanno costringendo l'opinione pubblica a guardare sul locale come nuovi tassatori, ma questa è una strategia politica su cui bisogna stare attenti di non cadere. Dopodiché, da anni ci stanno dicendo che bisogna spostare la tassazione dalle persone alle cose, per il momento è accaduto che hanno aumentato la tassazione sulle cose facendole tassare ai sindaci e non hanno modificato la tassazione sulle persone, però è questo evidentemente aumenta il problema di welfare, perché come sappiamo i problemi di welfare, in particolare il problema della povertà, è aggravato da un eccesso di tassazione senza che la mano pubblica restituisca dall'altra parte. Questo è l'andamento della spesa sociale nel nostro paese. 2008, anno di inizio della crisi, si spendevano 2,5 miliardi per le politiche sociali. I fondi che ex 328 del 2000 vengono trasferiti alle regioni, le regioni fanno programmazioni e li trasferiscono ai comuni. 2,5 miliardi. Guardate a quanto siamo arrivati. C'è stato un rimbalzo del 2013 a 766 milioni, previsione per gli anni venturi, siamo sotto i 200 milioni. Un dodicesimo di spesa sociale rispetto al 2008. Questo è un fatto evidente che interroga naturalmente. Allora, di fronte, dopo avervi fatto uno scenario che come sempre non è particolarmente brillante e simpatico, ma che è bene guardare in faccia, tenendo la stella polare però che non è semplicemente un problema di risorse, perché se noi ribaltassimo questo grafico e tornassimo ad avere le stesse risorse del 2008, il problema non sarebbe risolto, perché comunque il sistema di welfare è inefficiente, cioè è incapace di redistribuire le ricchezze nella maniera giusta, è incapace di colpire i veri bisogni, è incapace di risolvere i veri bisogni, è incapace di abbattere adeguatamente la povertà, eccetera, eccetera. Allora, noi oggi discutiamo di sussidiarietà. Vi propongo di fare un piccolo passo indietro. Welfare significa appunto, welfare state ha significato stato del benessere. Allora io vorrei che ci interrogassimo su che cosa intendiamo con benessere. La soluzione moderna del benessere, che è stata incarnata dal sistema di welfare, è sostanzialmente stata una soluzione di tipo individualistico. E qua in qualche modo cominciamo a entrare anche
come dire, all'interno del problema non ancora sollevato in maniera sistematica, dei motivi per cui c'è stata questa benedetta crisi economica e dei motivi per cui il sistema capitalistico è imploso dal 2008 in avanti. Il problema della concezione benessere della modernità era: mettiamo l'individuo nelle condizioni di fronteggiare il compito che gli è richiesto. Ok. Cosa vuol dire fronteggiare il compito che gli è richiesto? Vuol dire appunto metterlo nelle condizioni di lavorare, di stare sul mercato del lavoro come si deve, ma tutto a livello individuale, no? Di risolvere i propri bisogni di welfare, di consumare, eccetera. Il problema però è appunto che era una concezione individualistica, cioè distratta, disattenta, disinteressata a pensare che un individuo non esiste in quanto tale, ma è sempre inserito all'interno di reti di relazioni significative. Anzi, diciamo, la chiave antropologica ci porta a dire che l'individuo non esiste senza le proprie relazioni costitutive. L'individuo è in quanto tale persona, e cioè un essere in relazione con qualcun altro. Dal momento stesso in cui siamo concepiti, siamo relazione costitutiva con qualcun altro, fino al momento in cui andremo al creatore. Continueremo a essere relazione costitutiva. Tant'è che i problemi nascono quando non si è in una relazione con qualcun altro. Faccio sempre l'esempio, se qualcuno ha visto il film La ricerca della felicità, con Will Smith, andamento di caduta in povertà, sposato, sbaglia un investimento, la moglie lo molla, perde la casa, rimane con il figlio, finisce per strada. Uno guarda questo film, lo vede, poi darwinismo sociale, finisce alla mensa dei poveri, al dormitorio, ma anche il dormitorio è darwinismo sociale, bisogna mettersi in coda e se arrivi troppo tardi non trovi neanche da dormire, devi andare a finire, non si sa bene dormire, eccetera eccetera. Dopodiché il colpo di fortuna, happy end per il mercato americano, qualcuno lo aiuta casualmente, trova un lavoro e ricomincia. Che cosa viene fuori da quel film lì? La cosa interessante per il sociologo è notare che questo qua era completamente da solo, non aveva nessuno a cui rivolgersi. L'unico che aveva era un amico che gli doveva qualche dollaro, suona al campanello, questo neanche gli apre e lo scaccia, amico presunto. Allora, questa questione della relazione tra individuo e le sue relazioni costitutive non è una questione da, diciamo, da astrattamente da sociologia relazionale, ma è una questione significativa anche partendo, diciamo, anche per il punto di vista dell'analista delle politiche pubbliche. Cioè, un conto è avere di fronte a sé una massa di individui da mettere in azione, un altro conto invece è appunto considerare il benessere come relazione sociale. Rubo lo schema al mio maestro Pierpaolo Donati dell'Università di Bologna. Che cosa significa benessere come relazione? Vuol dire che contestualmente, per poter dire di avere una condizione di benessere, non basta risolvere quello che qui è segnalato con la lettera A, cioè disponibilità di risorse biologiche, psichiche, materiali ed economiche. È un pezzo importante, fondamentale, ma è tutto il resto quello che conta. La capacità di definire e realizzare delle mete, cioè il fatto di avere, come dire, persone capaci di perseguire degli obiettivi e di realizzarli. L'avere delle relazioni sociali soddisfacenti, avere sistemi simbolici valoriali coerenti, cioè avere una identità. Su tutti questi elementi, appunto, la soluzione moderna del benessere ha sostanzialmente fallito, perché si è concentrata soltanto sul primo, quella della disponibilità delle risorse, e ha smesso di concentrarsi su tutte le altre. Anzi, le altre le ha sostanzialmente abbandonate.
Allora, quando noi parliamo di sussidiarietà, e cioè parliamo di definizione di un welfare plurale, noi dobbiamo appunto avere immediatamente in mente il fatto che la sussidiarietà ha nella propria radice concettuale, forse l'avete già fatto, una specifica antropologia. Cioè la sussidiarietà, che come sapete nasce all'interno della dottrina sociale della Chiesa, ha in mente non un individuo astratto, ma un individuo con le sue relazioni costitutive. E quindi la sussidiarietà non può essere pensata soltanto come una norma che, come dire, libera la possibilità che l'individuo faccia delle cose in più, componente negativa del principio di sussidiarietà. Non faccia lo Stato, non facciano gli enti pubblici quello che le persone singole e associate sono in grado di fare da sole. Certo, questo è un pezzo importante. Arretramento dello Stato per lasciare libertà di azione alla persona e alle diciamo associazioni che questa persona costituisce. Se si ferma qui, il principio di sussidiarietà è un, come dire, è un principio liberale o liberista nelle sue estreme conseguenze economiche. Questo è sufficiente per dire che la sussidiarietà è una cosa nuova? Ecco, secondo me questo è insufficiente per dire che la sussidiarietà è una cosa nuova. Se non si introduce la componente positiva della sussidiarietà, ovvero tutto ciò che è presente nella dottrina sociale e anche nelle formulazioni della sussidiarietà in termini di politiche pubbliche, non basta che l'ente pubblico, che il pubblico arretri per lasciare liberare le energie, ma occorre che l'ente, che il pubblico sostenga, crei le condizioni per, promuova, aiuti le libertà a agire. Soprattutto in un sistema di welfare che ha sostanzialmente fatto dimenticare ai cittadini il principio di responsabilità, perché per 50 anni ci siamo sempre attesi che qualcun altro rispondesse, diciamo, non sempre e non ovunque, ma come cultura il welfare introduce questo, no? C'è un problema, ci deve pensare lo Stato. Soprattutto dentro un sistema che ci ha abituati a questa forma mentis, a questa forma psicologica. L'arretramento del pubblico non può essere un arretramento che lascia andare le macchine. Appunto, perché questo principio, che è un principio diciamo di tipo liberale, è un principio tra l'altro che in questa crisi economica entra prepotentemente in campo come elemento che va sul banco degli imputati. Io, diciamo, sono un sociologo economico, la sociologia economica è nata per fronteggiare l'economia politica, il primo fronteggiamento è dichiarare che non esiste la mano invisibile del mercato e questa crisi economica lo ha dimostrato nettamente, cioè se non c'è un punto di ricongiunzione tra economia e società, la mano invisibile del mercato non esiste. Esiste soltanto appunto che i più forti diventano più forti e si mangiano i più piccoli. Questa crisi economica è la dimostrazione molto evidente di questa elementare evidenza, che però nella scienza economica non è più stata evidenza da molti anni e, come dice il mio amico il professor Campiglio, della ex prorettore della Cattolica, occorrerebbe rifare i manuali di economia politica alla luce di questa crisi, sia di micro sia di macroeconomia, no? Perché contengono delle gravi inesattezze sia rispetto alla natura umana sia rispetto al funzionamento dei mercati. Allora, coniugare l'aumento degli spazi di libertà con la capacità che diciamo ha una comunità di costituirsi come tale e in cui il ruolo dello Stato
come dire, deve diventare un ruolo di abilitante, capacitante, cioè mettere la società nel suo complesso nelle condizioni di produrre anche autonomamente benessere, di produrre un benessere non predefinito dallo Stato, e questo è un altro elemento fondamentale, ma di produrre un benessere autoprodotto, autogenerato dalla società, che dice lei quali sono i bisogni e dice lei anche qual è la risposta migliore da dare a questi bisogni. E qui gli esempi, appunto, potrebbero essere tanti. Prima abbiamo visto, capitolo anziani, il differenziale tra residenzialità e domiciliarità. Diciamo, una certa strada che è stata presa è una strada che spinge molto sulla residenzialità. Anziani nell'RSA. Questa è una soluzione che funziona, è una soluzione che le famiglie e gli anziani medesimi desidererebbero se potessero essere veramente messi nelle condizioni di scegliere il proprio corso di vita. Quasi certamente no, fatto salvo, diciamo, alcune situazioni. Anche questo ci dice che sono state fatte delle scelte. E allora anche questo ci dice che abbiamo bisogno di reinterpretare anche la concezione della libera scelta. È una grande innovazione che è intervenuta in questi ultimi 15 anni, grazie innanzitutto alle innovazioni prodotte dalla Regione Lombardia e che hanno poi, come dire, creato cultura, per quanto possibile, anche nel resto del paese. Ma anche su questo è giunta l'ora di un ripensamento. Alla luce dell'esperienza, liberare la scelta delle persone non è sufficiente. Per quanto possibile occorre, diciamo, accompagnare da un lato la scelta delle persone e dall'altro lato, per quanto possibile, occorre che la scelta non sia tra soluzioni identiche. Appunto, l'esempio: non basta dire scelgo tra tante RSA su tutto il territorio regionale o nazionale. Certo, già il fatto che si possa scegliere è un'innovazione, in altre regioni non è possibile nemmeno fare questa scelta. Il passo successivo è, appunto, approfondendo la strada della domiciliarità, mettere le famiglie nelle condizioni di poter scegliere di tenersi l'anziano a casa, per esempio. Con il servizio che ti segue e ti entra in casa e non tu che sei costretto a mettere l'anziano dove c'è il servizio. È un esempio non tanto piccolo, perché dietro ci sono numeri giganteschi naturalmente, ma è il tipico esempio che viene da fare, appunto, quando si riprende in mano una concezione del benessere che non è semplicemente riduttiva. Qual è il benessere dell'anziano? Essere curato, punto. No, il benessere dell'anziano magari è starsene a casa sua, avere le relazioni attorno a sé, vivere con qualcuno di noto e non soltanto con una badante, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Un esempio che valga un po' per tutto. Allora, la soluzione, appunto, che è stata assunta fino a qui, ed è appunto già stato un grande passo in avanti, è appunto la soluzione che in qualche modo abbiamo definito come quasi mercati, diciamo, desumendolo dalla teoria economica, cioè il pubblico ha cambiato il proprio ruolo, la propria veste, ha smesso di essere produttore diretto di servizi e ha cominciato a essere abilitatore, diciamo, cioè ha messo le condizioni per cui sorgessero soggetti che, messi in una rete governata dal famoso meccanismo dell'accreditamento istituzionale, facessero nell'insieme appunto una rete di servizi pubblici e privati, permettendo poi, attraverso il sistema in Lombardia ad esempio della dote, del voucher e discorrendo, alla persona bisognosa di accedere scegliendo tra una pluralità di servizi. In alcuni casi si è fatto di più, pensiamo alla legge famiglia, no? Che è in qualche modo profetica anche rispetto alle cose che io voglio dire in chiusura di questo mio intervento, cioè si è lanciato
il cuore oltre l'ostacolo, dicendo: famiglie, se volete mettervi insieme producendo dei servizi, per esempio per la prima infanzia, gli asili nido e quant'altro, generandoli secondo modalità che voi ritenete le migliori, io vi sostengo. Questo è quello che è accaduto ad esempio con la legge famiglia, che ha generato un boom di associazioni familiari che non ha pari nel nostro paese, cioè ha fatto emergere una vitalità. Diciamo, il sistema programmatorio è fatto in questo modo, quindi con un ente pubblico che regola e, diciamo, paga i fornitori accreditati o direttamente o indirettamente attraverso i voucher, i fornitori che leggono la domanda danno un tipo di risposta, erogano la prestazione e riscuotono o la tariffa o il voucher, e il cittadino, appunto, che esprime la domanda, sceglie tra i fornitori e, appunto, compartecipa alle spese, come accade ad esempio per il ticket sanitario, per esemplarmente. Ecco, io vorrei porre l'attenzione a questo punto, cioè, diamo per scontato che questa cosa è il presente, diciamo, il sistema sanitario, il sistema sociosanitario, alcuni pezzi del sistema socioassistenziale, il mercato del lavoro, diciamo, la dote lavoro sulla filiera formazione lavoro, un pezzetto piccolo e insufficiente sulla filiera dell'istruzione con la dote scuola, eccetera eccetera, ok? Cose che almeno noi in Lombardia le abbiamo rispetto al resto del paese, dove non ce le hanno, ok? Passaggio successivo, e io vado a chiudere, appunto, diciamo, visualizzandovi alcuni esempi che sono apparentemente piccoli, ma diciamo, dal mio punto di vista sono in qualche modo profetici, cioè anticipano in contesti tutto sommato limitati modelli di partnership, diciamo, pubblico-privato, che sfuggono e fanno un passo più avanti, come vedete, diciamo, fino a un paio d'anni fa questa modellistica che è stata generata dalla Lorenza Violini in passato facendo alcune analisi si fermava alla redistribuzione di risorse senza apparato istituzionale, cioè al voucher come livello, diciamo, massimo di sussidiarietà possibile. Adesso io, appunto, da un po' di tempo aggiungo certamente quello delle partnership, cioè la possibilità di costruire modalità più flessibili, meno organizzate a priori, in cui il controllo del pubblico anche sul modo in cui i soggetti producono ed erogano il servizio è meno vincolante, e in cui si dà più libertà al soggetto privato, terzo settore, fondazioni, imprese sociali, vi discorrendo, di giocare una partita di maggior protagonismo, appunto, di essere abilitato a fare più cose rispetto al passato. L'idea di fondo è che, appunto, questo benessere che noi abbiamo reinterpretato in senso relazionale possa sfociare nella direzione di un nuovo welfare comunitario. Un nuovo welfare comunitario che ha come primo principale problema da affrontare quello che il fallimento del welfare state è, quello di avere marginalizzato tutte le reti comunitarie. In parte, a mio avviso, appunto, anche la soluzione, diciamo, la soluzione lombarda non è riuscita ad andare oltre un certo livello su questo punto. Perché questo è un livello che attiene ai comuni, evidentemente, e quindi in qualche modo, se in Lombardia si è fatta una infrastruttura istituzionale eccellente a livello regionale, quando si arriva sui comuni questo welfare comunitario non si è ancora realizzato compiutamente.
Perché questi elementi di burocratizzazione, di irresponsabilità e passività, di individualismo e di indebolimento del capitale sociale, che sono tutti tipici del sistema di welfare, non sono stati risolti, perché non è stata risolta a monte l'idea che il benessere realizzabile anche dal sistema di welfare non è innanzitutto soltanto un problema di soluzione di un problema individuale, ma è quello di costituire ambiti di relazioni buone e solide che aumentano la capacità della comunità di affrontare i bisogni delle persone. E dunque, arriviamo un passo ancora più avanti, il benessere, questo genere di benessere non richiede semplicemente di aggiungere un secondo welfare, come viene definito, al primo welfare, pensando che il primo welfare vada comunque bene, ma occorre un vero modello misto, o altrimenti detto occorre un welfare ibrido, in cui la distinzione tra soggetto pubblico e privato in qualche modo diventa marginale, in cui tutte le relazioni positive che sono presenti in una comunità vengono rimesse in moto, e in cui, altro passaggio ulteriore, la scommessa non è fatta sui soliti noti, innanzitutto sul terzo settore, ma scommettendo su tutte le relazioni tra tutti gli attori. Il futuro del welfare sempre di più passerà attraverso le relazioni industriali, la contrattazione sindacale di secondo livello, il welfare in azienda, non più vincolato a una visuale paternalistica del welfare aziendale, come noi siamo un po' abituati ad avere sulla scorta dell'utopismo olivettiano, che era una cosa grande e interessante, ma era pur sempre roba di mezzo secolo e oltre fa, ma in una dinamica nuova in cui in qualche modo anche le relazioni industriali sempre di più accolgono il fatto che è l'azienda l'attore privilegiato dove, come dire, si può provare a chiudere il cerchio, interpretando però anche qui, nelle nostre terre di capitalismo molecolare, come le definisce Aldo Bonomi, abbiamo tante aziende, ognuna per conto proprio, anche i distretti sono in arretramento, no? Il capitalismo molecolare è profondamente in crisi, e anche qui è in crisi da prima della crisi e non a causa della crisi. Anche qui il welfare aziendale oggi è di pertinenza quasi sempre delle grandi aziende, ma ci sono alcuni casi che ci stanno dicendo che si può, avendo un'intelligenza da parte di tutti gli attori, prima di tutto il sindacato, e c'è anche da parte di un pezzo del sindacato una nuova disponibilità su questo elemento, mettere insieme le aziende, costruire reti di imprese, ne parlavamo già l'anno scorso a tavola proprio in questa sede, costituire reti di imprese con imprenditori di rete che le mettono insieme, e mettendo a fattor comune tutto ciò che ciascuna azienda porta, provare a costituire anche qui sistemi di welfare interaziendali in cui magari anche i comuni possono entrare, o che a viceversa possono essere non soltanto per i dipendenti ma anche per il territorio. Il caso degli asili, per esempio, è un caso caratteristico in questi casi. Sono le 8, qui la taglio via un po'. Come dicevo appunto, allora io sono arrivato a ragionare insieme a mia collega Rosangela Rodigiani in questi mesi sulla necessità di un cambio di passo verso quella che definiamo appunto una sussidiarietà radicale, in cui appunto è insufficiente pensare alla sussidiarietà soltanto in senso negativo o soltanto nel senso del pur giusto, buono riconoscimento della libera scelta, ma occorre appunto ripensare alla sussidiarietà come ricongiungimento tra l'economico e il sociale. Qua le cose più intelligenti secondo me su questi argomenti in questi mesi le sta dicendo un mio collega della Cattolica, Mauro Magatti, che sta facendo un'analisi molto attenta, acuta e intelligente dei motivi della crisi.
E la sussidiarietà radicale significa appunto spingere alla produzione di beni di comunità, cioè di beni prodotti congiuntamente da tutta la comunità, e di beni relazionali, cioè beni prodotti e consumati dentro legami reciproci. Su questo noi abbiamo una storia. Che cos'è il movimento cooperativo? Che cos'è il movimento delle mutue, il mutualismo dei nostri territori, se non esattamente questo? Elementi che sono andati perduti e sono elementi che oggi devono tornare e stanno tornando in forme nuove, in forme evolute naturalmente, ma sono queste le frontiere della sussidiarietà nel nostro paese. Alcuni esempi veramente al volo, che sono già le 8. Come detto, esempi piccoli, territori circoscritti, imparagonabili, come nel caso di Bolzano o Trento, che è quello successivo. Ma, ad esempio, a Bolzano, sistemi di servizi per la prima infanzia, in cui appunto non abbiamo modalità classiche soltanto, ma lì abbiamo le Tagesmutter, i nidi aziendali, i centri di mutuo aiuto tra genitori, che sono sostenuti attivamente appunto dalla provincia di Bolzano. Ma attenzione, qui io segnalo solo alcune cose un po' rapidamente, poi se ne può parlare. Non è la provincia di Bolzano che dice: so io quello che devo fare, so io come bisogna farlo, so io a che costo bisogna farlo, chi c'è disposto a farlo come dico io, al costo che dico io. Questa non è, come dire, una modalità sussidiaria, ma è una modalità dirigista mascherata che utilizza la società civile indebitamente, diciamo così, per sostituirsi al pubblico. In questo caso, in realtà, come potete leggere, come dire, la società civile e le famiglie sono le prime protagoniste già nella fase di progettazione. Cioè, in qualche modo sono loro che definiscono, dopodiché contrattano con il pubblico dentro una dimensione di rete in cui tutti i soggetti portano un pezzo e il welfare comunitario nasce e rinasce continuamente dai vari pezzi che vanno a sommarsi. E il pubblico è un regista dell'operazione. Ma addirittura, appunto, il caso di, questo lo vediamo dopo, il caso dei distretti famiglia di Trento, per esempio, è ancora più eclatante, in cui si vede bene come welfare e turismo, in quel caso, si associano in un patto forte di sviluppo territoriale. Che cosa è stato fatto qua? Come dire, si decide che si vuole marchiare il territorio della provincia di Trento con un marchio family friendly, ok? Cioè servizi turistici a misura di famiglia. Il modo consueto con cui noi ragioneremmo qual è? Si crea una commissione a livello di provincia di Trento o di Brescia, capitanata dall'assessore e dal direttore generale, che decidono loro quali sono gli sentiti i professori universitari più o meno lautamente pagati, meno di solito, tranne quelli di scienze delle finanze che sono molto lautamente pagati naturalmente, ma noi sociologi in realtà molto meno. E sentiti i professori universitari, il comune, la provincia, la regione decidono loro che cosa vuol dire family friendly. Okay. Dopodiché i vari soggetti del territorio devono adeguarsi con la norma che prevede che ciascuno si deve adeguare, naturalmente con costi propri e via discorrendo, e allora a quel punto ti do il bollino blu. Lì l'operazione è esattamente ribaltata. La provincia ha detto: signori, decidete voi. Che cosa vuol dire per voi servizi di attrattività turistica che siano a misura di famiglia? Rispetto all'esperienza che voi avete e alla gente che vi viene in casa, lo sapete meglio voi di noi, decidetelo voi. Dopodiché venite al tavolo con le proposte, insieme definiamo, diciamo, uno statuto family friendly e io provincia, come dire, valuterò e chi di voi sarà dentro questo codice, diciamo, questo standard di servizio che voi avete definito, potrà avere il bollino. Ogni anno lo ridiscutiamo. In questo modo si è generata una corsa, naturalmente,
competitiva tra i ristoranti, gli alberghi, i vari servizi di accoglienza turistica, una corsa competitiva a chi riusciva ad andare più avanti, perché naturalmente se tutti hanno il bollino blu la cosa non funziona, ma con la competizione qualcuno ce l'ha e l'anno dopo magari non ce l'ha più perché non è stato al passo. In questo modo si è creato una rete di servizi che ha funzionato non soltanto per i turisti ma anche per chi ci abita in provincia di Trento e che ha alzato complessivamente appunto con distretti familiari capaci di fornire appunto servizi cosiddetti family friendly. Altro esempio, più dalle mie parti originarie, in provincia di Varese, questa rete che è balzata agli onori delle cronache qualche tempo fa, la rete Giunca, contratto di rete, 10 imprese, un'impresa grossa e mezzo, la Novartis, più una filiera del ramo chimico-farmaceutico attorno, tutte distrettualizzate in una zona appunto del Tradatese, autogenerata, attenzione, in ambito Confindustria, guardate qui, un tavolo di manager delle risorse umane di queste aziende che da anni si parlavano di tante cose e a un certo punto si rendono conto che proprio perché c'è la crisi loro hanno bisogno di una leva all'interno dell'azienda che aiuti nei negoziati e che tenga il clima aziendale in buone condizioni perché c'è bisogno di serrare i ranghi di fronte alla crisi. Allora cosa decidono di fare? Si mettono insieme, creano un'infrastrutturazione informatica, un menu di servizi, adesso la cosa non è ancora partita, è ancora la stanno costruendo, ma è l'idea che è interessante, per cui invece di avere 10 o più aziende in cui ce n'è una da 500 dipendenti e poi tutte le altre da 10 o 15, fanno un distretto di un migliaio di persone, lavoratori. A questo punto, come dire, si va sul mercato e si va alla ricerca dei servizi da offrirgli, naturalmente tutti scontati. Oppure si va a negoziare la parte variabile del compenso sostituendo la parte variabile del compenso con servizi in natura, che significa risparmio per l'azienda, naturalmente, che non ha il doppio costo da mettere in campo, risparmio per il lavoratore che ha meno soldi in tasca, quindi meno tasse, ma un equivalente in buoni spesa, pacchetti assicurativi, servizi per i figli, buoni sconto sui libri, eccetera, eccetera, eccetera. Su questo oggi ci sono anche appunto società, come dire, del ramo, per esempio, delle società come quelle che producono i ticket restaurant, che si sono buttate su questo tema con molta intelligenza e si sta aprendo un mercato potenzialmente molto ampio, con appunto una parte del sindacato interessata a starci dentro questa partita, cioè interessata a negoziare con le aziende, trasformando il variabile in benefit direttamente spendibili dal lavoratore, con un risparmio netto immediato da parte di tutti, la famosa logica win-win. E qua dentro ci puoi mettere tutto quello che vuoi in realtà, appunto, perché appunto tutte queste cose in termini di welfare sono defiscalizzate dal punto di vista della tassazione nazionale, tra l'altro, e quindi ulteriore risparmio per l'azienda. Infine, e chiudo davvero, l'ultima cosa in cui mi sono imbattuto, anche qui una cosa piccola, grande così, ma profetica, perché è di grande interesse e intelligenza. In Inghilterra si è sviluppato negli anni passati il modello del personal budget. Cosa vuol dire? Sperimentato in alcuni comuni, tutta la spesa sociale trasformata in soldi dati direttamente nelle mani dei cittadini, dicendo: con questi soldi decidete voi dove andare, non vi dico più che ti do il servizio che dico io. Ti do in mano i soldi e scegli tu dove andare tra tutti i soggetti accreditati pubblici e privati. Il modello lì ha funzionato, però c'è un però. A mio avviso è un modello che non risolve il problema della individualizzazione. Cioè è un modello appunto individualista. Cioè invece di darti un servizio che è comunque, diciamo, collettivo, individualizzo le relazioni, io individuo col mio bisogno, vado a cercarmi il soggetto che può rispondere. Questo può funzionare, certo funziona per soggetti fortemente dotati di capitale sociale, per esempio, che hanno molte relazioni che ti aiutano a decidere dove andare,
gli economisti dicono che c'è una, diciamo, asimmetria informativa in questi modelli che deve essere ridotta. Allora, il legame sociale è il tipico modello di riduzione, ma dove il legame sociale non c'è, dove hai famiglie, come dire, che hanno poche relazioni e magari hanno anche un basso livello di capitale umano personale, perché ci sono fragilità che nascono da lì e che fanno fatica a scegliere, ecco, l'individualizzazione produce solitudine di fronte al bisogno, e non è questa evidentemente la strada interessante. La strada interessante però, appunto, è quella seguita dall'esperienza famiglie creative del distretto di Magenta, che in qualche modo prende quest'idea del personal budget, ma la declina, a mio modo, positivamente, in una modalità di welfare comunitario. Allora lì che cosa si è fatto? Nel piano di zona, adesso siamo in una città in cui l'assessore ha dichiarato programmaticamente che vuol fare un comune zero bandi, e quindi io in realtà vengo a parlare di un bando e sono in difficoltà, perché poi in realtà l'idea è interessante, come sai Manolo, e vorrei capirla anche bene, no? Però diciamo, piano di zona 2009-2011, si prevede di mettere dentro un bando per progetti di conciliazione famiglia-lavoro, in cui il piano di zona mette un budget e dice alle famiglie: care famiglie, voi avete dei bambini, avete problemi per conciliare la vostra vita, per tutti i motivi per cui si ha problemi a conciliare la vostra vita, non vi dico più io, non vi do io più un servizio precodificati, ma vi dico: mettetevi insieme, decidete voi, tra di voi, che cosa è meglio per voi, mi fate una proposta, la negoziamo e io ve la sostengo. Il risultato finale è stato, appunto, ribadisco, una roba piccola, però profetica: 21 progetti finanziati, 100 famiglie proponenti in partenza, ne hanno coinvolte 205 a regime, cioè hanno creato una rete di famiglie a livello territoriale. Il piano di zona ha speso 76.000 euro per finanziare queste tipologie progettuali. Le cose più banali: la cura estiva dei figli, il supporto allo studio estivo, spazi di incontro per le mamme, attività socializzanti per i disabili, trasporto a scuola dei figli. Cose banali, ma cose che in tempi di anche fragilità dei nuclei familiari e tutto quello che vi viene in mente attaccato a questo, e necessità di lavorare in due in casa e via discorrendo, sono tutti elementi che naturalmente creano problemi non banali alle famiglie. Che cosa mi hanno detto poi questi signori di Magenta, dove sono stato un mesetto fa, appunto? Mi hanno spiegato, elemento incidentale ma fondamentale di questo sistema, che il fatto di avere chiamato al protagonismo famiglie che non erano educate a questo, cioè famiglie che banalmente, finché ce l'hanno fatta, queste cose qui le risolvevano sul mercato: pago, trovo la babysitter, eccetera, eccetera, e risolvo il problema. Adesso che non sono più in grado di farlo, perché i soldi non ci sono, il lavoro non c'è e via discorrendo, che cosa è successo? Che queste famiglie si sono accorte che mettendosi insieme a risolvere questo genere di problemi, la vita è più interessante, perché il benessere di tutte le persone, anche delle mamme e dei papà, aumenta, perché creare una rete di relazioni di famiglia è un bene di comunità che è superiore anche, è un effetto emergente, diciamo così, è un di più anche rispetto al bisogno specifico a cui si è dato risposta. Risultato finale: di solito questi bandi cominciano, quando finiscono, i soggetti che nascono muoiono, perché una volta che non li finanzi più scompaiono. In questo caso, in realtà, i soggetti che sono nati, queste informali aggregazioni di famiglie, in alcuni casi sono diventate associazioni familiari. E in generale sono famiglie che hanno continuato a fare quello che facevano, perché si sono accorte che quello che facevano era un bene per loro. Allora, ribadisco, l'esempio è apparentemente molto banale, e forse lo è, ma ha una propria eccezionalità, a mio avviso, che sta tutta appunto nel fatto che evidenzia molto bene come un principio di sussidiarietà, non giocato soltanto in senso negativo, ma in senso positivo, abilitante, cioè che spinge le realtà sociali a emergere, a mettersi insieme le persone e autoprodurre servizi,
per sé e per gli altri, 100 famiglie che fanno il progetto, 205 famiglie che si sono coinvolte a regime. Ok? Sono cose che, come dire, magari in certi ambienti cattolici sono la norma, ma essendo che il mondo non è più fatto così, bisogna porsi il problema che in questo modo, anche laddove non c'è esperienza che queste aggregazioni sociali sono un bene per tutti, scoprono che è un bene e vanno avanti a farlo. Mi fermo qui, apro le domande, capisco che sono passato dall'alto al micro, ma come dire, in questo momento è un momento in cui bisogna anche andare a leggere le esperienze territoriali per capire come queste buone prassi possono essere generalizzabili. Vi ringrazio.